Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso, questo è un video on the road fatto col cellulare, la buona. Ho preparato i tre siti prodotti, avete visto sicuramente il video che ho pubblicato la settimana scorsa, è venuto il momento di fare il primo trattamento per me. Allora, zucchine contro l'ovidio, meglio partire subito, partiamo da questa qui. Diventano bianche le foglie, bisogna farla all'imbrunire, cioè al tramonto, non ce ne va moltissimo. Questo tris prodotti lo potete mettere ovunque, io ovviamente solo sul mais non lo metto perché per ovvi motivi. Infatti i meloni, le angurie. Ora che sono piccole ce ne va veramente poco, soprattutto sui pomodori per la peronospora, che è micidiale, meglio partire subito, vi faccio vedere. Possiamo metterlo anche sul basilico se volete. Io ho fatto circa 10 litri, questi sono fiori, non li metto sui fiori. Ci faccio tutto l'orto e ne avanzo. Su qualche fiore c'è andato, pazienza. Andiamo di qua. Ovviamente la peronospora, tutte le piante vengono colpite, quindi peperoni, i pomodori naturalmente, melanzane, le patate che tra un po' faremo. Mi avete chiesto di questa pompa? Solo un problema ho avuto, ma colpa mia, ho lasciato l'interruttore acceso, si è bruciata la batteria, l'ho appena cambiata, ne ho comprata una con un ampere in meno, veniva però 15 euro. Alla fine ho comprato quella. Se volete spendere qualcosa in più con 25 euro avete quella da 10 A, l'originale da 8, ma già così va bene, insomma. L'insalata no. Ecco, queste sono le patate, sono già in fiore. Allora, due parole sui fiori e su questo tris prodotti. Non sono fitotossici, lo possiamo dare tranquillamente, non danno problemi agli insetti impollinatori. Ecco, magari se lo si dà la sera, che i fiori tendono a chiudersi, è meglio. Ora sono le 19, c'è ancora un sacco di sole, lo darò ugualmente. Però voi andate tranquilli con questo, se rispettate le dosi, andate veramente sul sicuro. Il fatto che la foglia resti bianca porta due vantaggi. Uno, la patina bianca la protegge dai raggi solari, quindi quando ci sono 35 gradi fuori lei non si scotta. Questo vale anche per i frutti, se lo mettiamo sulle melanzane, sui peperoni, sui pomodori, i frutti non si bruciano ed è importantissimo. L'altro vantaggio enorme è che le cimici tendono a non vedere, adesso sulle patate no, ma sui pomodori le cimici non li vedono. Se c'è una buona copertura bianca, le cimici ci passano proprio oltre. Ho visto, io sono 2 anni che non ho praticamente cimici. Il trattamento va ripetuto una volta ogni 10 giorni, salvo pioggia ovviamente. Ora se arriva la pioggerellina vedrete non gli fa nulla perché è resistente, ma se viene l'acquazzone bisogna ripeterlo da lì a poco, insomma. Lo diamo anche al gatto. Tanto togliti di qua, dai. Dai che devo lavorare. Qui abbiamo i peperoni consociati con i cavoli, farò poi un video sulle consociazioni spicce, non teoriche, pratiche. Sulle melanzane va benissimo. Facciamo ancora una fila di pomodori, quelli più belli, e poi ci spostiamo sui legumi. Dan, e sei sempre tu, dai, togliti. Tu sei bello. Dai. Oh. Allora, il video che avete visto la settimana scorsa sul tris di prodotti, avevo fatto una prova, avevo iniziato a dare il trattamento quando ormai avevo la peronospora nella parte inferiore delle foglie.
ho dato il trattamento, la peronospora non è salita, è rimasta in basso e quindi ho avuto le piante fino a settembre, e quando mi è successo eravamo a luglio. Senza questo trattamento, io parlo di questo, poi se usate il rame va benissimo lo stesso, io tendo a non usarlo più. Senza questo trattamento avrei buttato tutto nel giro di 4 settimane. I tre prodotti costano di più del rame, siamo intorno ai 40-50 euro, però le usate per un paio di stagioni e soprattutto vi proteggono dalle cimici, cosa che il rame non può fare. Questo l'ho rotto io. Che testa, ragazzi. Questo, per chi se lo fosse chiesto, non so se è già uscito il video, è il telo della Utatex di Utah e Lana. Mi hanno mandato gentilmente un campione in test. E al momento è un'ottima pacciamatura. Qualche foglia probabilmente si è bruciata con il sole, perché abbiamo un maggio molto caldo, e più di una così, non è una malattia, probabilmente è proprio bruciata. Le piantine sono ancora piccole. L'ultimo passaggio sui legumi, anche questi rischiano di ammalarsi. Questi sono fagiolini, li vedete un po' striminziti perché sono i primi che ho messo, che ho trapiantato ad aprile, che era molto freddo, quindi molti non ce l'hanno fatta, non hanno passato il periodo freddo. Qualcuno si è ripreso, guardate che belli. Invece questi qua sono quelli che ho messo dopo e qualcuno sta andando in fiore, va bene così. Se finisce anche sull'insalata, oppure quando sarà il momento sui pomodori pronti, non ha carenza. Lo date la sera, il mattino dopo lavate, perché rimane un po' la polvere di roccia sui frutti, ed sono pronti, e anche questo è il bello, non ha carenza. Finisco con i fagioli. Ho un problema di clorosi ferrica e sto correggendo con un concime a base di ferro, ovviamente naturale, ammesso in agricoltura biologica, e sto vedendo i primi risultati. Adesso le foglie più brutte le ho tolte, quelle gialle gialle restano gialle, però la pianta ha risposto bene e c'è un bellissimo verde, un bellissimo colore. Vi lascio in descrizione i link ad Amazon dove acquistarli, vi guardate le schede tecniche, poi li comprate dove volete ovviamente. Il mio consiglio è quello di usare questi tre prodotti qua, perché ho avuto modo di provarli, apprezzarli in questi anni, e veramente fanno la differenza. Sotto molti aspetti, devo essere sincero, mi sono trovato veramente molto bene. Bene, dai, vado avanti, vi ringrazio per essere stati con me anche su questo video abbastanza così casereccio, ma spero utile a tutti voi. È tempo adesso di dare i primi trattamenti. Mettete un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, condividete il video sui vostri social, così mi aiutate a far crescere il canale. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.